Buonasera a tutti, campioni d'Italia, amici nerazzurri, amici in generale di YouTube. Ho finito adesso di lavorare, ho visto la partita mentre lavoravo, come vi avevo detto, un'ansia assurda come sempre. Guardare le partite mentre si è al lavoro è soltanto stressante da morire. Una partita che si poteva mettere subito bene con una grandissima azione sulla sinistra tra Perisic e Lautaro, parata da Montipò, poi un errore di Handanovic. Ragazzi, preparatevi che questo sarà il primo di una lunga serie. Ormai Handanovic è in declino da 2-3 anni. Questo speriamo sia l'ultimo, ma speriamo che non sia quello del collasso. Il pallone lo aveva lui. Poteva darla a sinistra, poteva darla a destra, la dà centrale, forte, senza beccare Brozovic. Cioè, non è che l'ha data Brozovic. La direzione era sua, ma l'ha data male e la regala al Verona, che fa 1-0 sul primo pallone toccato. E una volta che fa 1-0, il Verona prende coraggio, ma fortunatamente azioni veramente pericolose non ne ha fatte. L'Inter ha giocato bene, ha avuto altre palle prima dell'1-1 fatto da Lautaro Martinez. Un'azione che secondo me è uno schema, perché poi l'hanno riprovato. Fallo laterale, Perisic, Dzeko all'indietro di testa che trova Lautaro, che di testa fa 1-1 e pareggia la partita all'inizio del secondo tempo. Stesso schema subito dopo, stavolta il tiro è troppo angolato e finisce fuori. Un bel tiro di Bastoni viene parato nuovamente da Montipò, poi entra l'uomo che cambia la partita. All'esordio il Tucu Correa. Allora, c'è un amico mio, Gaetano, vecchio compagno di scuola addirittura, delle elementari, con cui facciamo il fantacalcio, che diceva sul Tucu Correa che non era convinto perché nella Lazio è sempre stato discontinuo, si poteva prendere di meglio. Gaetano, scherzosamente ovviamente te lo dico pubblicamente, dovresti chiedere scusa al Tucu Correa, perché come ti ho detto io ha delle qualità innate a livello qualitativo proprio nel palleggio, e poi è imprevedibile e ti cambia la partita da un momento all'altro. Entra il Tucu Correa e di testa su un grandissimo cross sulla destra, una bellissima elevazione, fa 2-1 e ci fa togliere il pathos, che si toglie definitivamente con il gol del 3-1, doppietta di Correa all'esordio. Ragazzi, oggi Correa da 10 e lode, un esordio con lode, complimenti ancora a Beppe Marotta per averci portato un attaccante diverso da quelli che abbiamo, complimenti a Dzeko per il primo assist, a Lautaro per il gol. Abbiamo solo un grande problema, il portiere. Ragazzi, io spero che veramente l'anno prossimo si prenda un portiere, perché così non si può andare avanti. Oggi con il gioco, con i nostri attaccanti, con la nostra qualità, con il nostro pressing, l'abbiamo ribaltata, ma non potremmo sempre rimediare alle cappellate di Handanovic. Quindi speriamo che gli arrivino meno palloni possibili. Io non ho altro da dire su Verona Inter, mi sono tolto un grandissimo peso, ci siamo portati a casa 3 punti pesanti. L'Inter finora ha sempre gestito i vantaggi, oggi l'Inter ha dimostrato di saper giocare sotto pressione e rimontare una situazione di svantaggio, anche se uno svantaggio regalato dal nostro portiere. Quindi ottima dimostrazione anche di carattere. Io ora vero non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro. Ricordatevi che lo scudetto al petto l'abbiamo noi, che campioni d'Italia siamo noi, e che comunque vada bisogna sempre amarla.